No, in questo caso la prova potrebbe essere contestata perché la legge 48 del 2008 ha introdotto un obbligo di rispettare determinate procedure che garantiscano che la prova non sia stata alterata e queste sono le best practice della Digital Forensics. Qualora non venissero adottati tali accorgimenti, la prova, anche se a priori non si può definire inutilizzabile, potrebbe non risultare attendibile. E questo ce lo dice la Cassazione nel 2018.